Quando sei impossibilitato a recarti in farmacia, ricevi un consiglio dal tuo farmacista. Ti garantiamo un colloquio confidenziale in totale privacy e riservatezza, lontano da sguardi ed orecchie indiscrete. Buongiorno, dottoressa Rosita, ho bisogno di un suo consiglio. Mio marito ultimamente è molto stressato e la sua traspirazione emette un odore acre molto sgradevole. Cosa posso fare? Usiamo un detergente delicato in modo tale da non alterare il pH e aggiungiamo 2 goccine di olio essenziale di origano che ha un'azione antimicotica e per cui andiamo a prevenire qualunque tipo di micosi si possa andare a instaurare. Non si preoccupi. Grazie dottoressa, ne approfitto per chiedere un consiglio anche per me. Ho 2 figli piccoli e trascorro molto tempo a casa. Ultimamente lamento gonfiore alle gambe e ritenzione idrica. Signora, le consiglio l'uso di una crema ad azione venotonica in modo tale da sgonfiare un po' queste gambe e anche una bella tisana, così lei dedica 2 minuti a se stessa e se la va bevendo durante l'arco della giornata, sempre completamente bio. Grazie dottoressa, tutto molto chiaro. Vediamo quando posso venire, anche perché il medico mi ha prescritto una ricetta per mia madre, ma oggi non mi è possibile passare. Signora, non si preoccupi, me la invii pure via email oppure via WhatsApp. Io le provvedo a farle la consegna comodamente a casa sua. Il corriere che verrà non vedrà nulla, vedrà solo il suo cognome, quindi in assoluta privacy le verrà consegnata la consegna a casa, i prodotti a casa. Grazie dottoressa, mi ha risolto un problema. Buongiorno! I consigli dei nostri specialisti sono alleati preziosi per il mantenimento della salute e del tuo benessere. Allora, da oggi, potrai collegarti in videochiamata e parlare con il tuo farmacista di fiducia. Noi accanto a te. Il servizio è gratuito. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenze. Bentrovati al TG del sabato Future Express, presento subito Alessandro Fragalà. Bentrovata Angela. Allora, parliamo di coronavirus, iniziamo in particolar modo parlando di vaccini. Hub vaccinali infatti saranno aperti fino alle 22 di oggi e domani in tutta la Sicilia con la possibilità di vaccinare con AstraZeneca tutti gli aventi diritto anche senza prenotazione. Lo dice la regione siciliana, l'obiettivo è accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 riservata al target compreso tra i 70 e i 79 anni, al personale delle scuole e delle forze dell'ordine, inoltre alle persone ritenute non estremamente vulnerabili. Nel dettaglio, chi non ha ancora eseguito la prenotazione o risulta prenotato in altre date potrà recarsi questo fine settimana dalle 18 alle 22 presso l'hub vaccinale della propria provincia e ricevere il vaccino AstraZeneca. Sarà necessario presentare soltanto la tessera sanitaria. Passiamo alla cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri nel Siracusano per sgominare un presunto gruppo criminale che secondo le indagini aveva costituito una piazza di spaccio a Melilli, rifornendosi dello stupefacente a Villasmundo e a Belvedere. Il blitz è stato attuato a Melilli e Siracusa con l'esecuzione da parte dei militari dell'arma della compagnia di Augusta di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania su richiesta della DDA Etnea nei confronti di 7 indagati accusati di traffico e spaccio di cocaina. Diverse le persone
perquisizioni con l'ausilio dei cani antidroga. L'attività eseguita da circa 50 carabinieri hanno partecipato gli assetti specialistici dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sicilia di Sigonella e un elicottero dell'arma. I componenti della banda utilizzavano cassette della posta e autovetture in disuso parcheggiate sulla via come nascondigli per lo stupefacente. Il gruppo criminale, guidato da Rosario Vinci, gestiva un gruppo di spacciatori al dettaglio, soprattutto cocaina tra Billasmundo e Melilla. A loro avrebbe insegnato i trucchi del mestiere. In moto avrebbero dovuto sempre portare il casco e rispettare il codice della strada, mentre negli spostamenti in autovettura la cocaina sfusa doveva essere posizionata sul tappetino dell'auto, tenendo sempre a disposizione dell'acqua da versarvi sopra per scioglierla anziché gettarla dal finestrino. L'operazione è stata denominata White Mountains dal nome del principale fornitore di cocaina del sodalizio, che è Antonino Montagno Bozzone, nei confronti del quale vi era un timore reverenziale per la sua indole violenta in caso di ritardi nei pagamenti. Abbiamo scoperto anche dei trucchetti per conservare la droga. Ci spostiamo a Catania, ma parliamo ancora di droga. Circa 10 kg e 200 grammi di marijuana sono stati infatti sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione al 112 sulla presenza di sostanza stupefacente nello scantinato di uno stabile di via Santissima Trinità. Giunti sul luogo indicato, già noto alle forze dell'ordine per operazioni di sequestro di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno trovato la droga in cantina. Tre dipendenti, due uomini e una donna in servizio nella sede operativa di assistenza tecnica di Corleone, SOPAT, dell'ente di sviluppo agricolo, l'ESA di pertinenza della regione siciliana, si sarebbero assentati senza giustificazione dal posto di lavoro. Lo sostengono i carabinieri coordinati dalla procura di Termini Imerese. Il GIP ha emesso tre misure cautelari interdittive di sospensione dal pubblico servizio per 6 mesi. I tre dipendenti sono indagati per truffa in danno di ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. I carabinieri della stazione di Godrano avrebbero accertato i casi di assenteismo attraverso servizi di osservazione, pedinamento, videoriprese in prossimità dell'area di accesso agli uffici e acquisizione documentali, in particolare dei fogli firma, da cui venivano accertate le incongruenze e la fraudolenta attestazione degli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti. Parliamo adesso di controlli nel capoluogo etneo, perché il Corpo di Polizia Municipale di Catania sta continuando a svolgere servizi straordinari di controllo della viabilità e del traffico veicolare. Gli ultimi servizi di controllo organizzati a Barriera, in via Leucatia e in via Novelli, in piazzetta Adamo, alle spalle di piazza Duomo, in piazza Santa Maria della Guardia, con l'impiego di un dispositivo composto da 4 pattuglie e un motociclista, hanno portato alla redazione di 71 verbali al codice della strada, 19 sequestri di veicoli per scopertura assicurativa, 12 fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco e 2 rimozioni per sosta vietata. Inoltre, a seguito di una riorganizzazione concertata con Sostare, è stato implementato il servizio di rimozione dei veicoli con l'impiego di 2 pattuglie del reparto viabilità e 3 carri attrezzi della Sostare dedicati a tale servizio. Solo nel mese di febbraio sono state effettuate 550 rimozioni di veicoli. Anche il servizio di verbalizzazione con l'utilizzo dello street control è stato riorganizzato, ridisegnando gli itinerari cittadini per coprire più uniformemente le arterie maggiormente interessate dal fenomeno della sosta selvaggia. Con l'impiego giornaliere di 2 apparati street control, nel mese di febbraio sono stati elevati 4.321 verbali di divieto di sosta. Sul fronte del contrasto alla diffusione del virus Covid-19, la Polizia Municipale ha svolto in piazza Abramo Lincoln un apposito servizio di controllo sull'uso di dispositivi di protezione individuale. All'esito dei controlli sono state verbalizzate 5 persone che, passeggiando su marciapiedi all'interno della piazza, omettevano di utilizzare la mascherina protettiva, tenendole in tasca o nella borsa. Il 20 marzo del 2018, in una violenta esplosione in via Garibaldi, perdevano la vita 2 vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Sono stati ricordati con una celebrazione dai colleghi, dai vigili del fuoco, ma in tal senso andiamoci a sentire il ricordo e le parole del coordinatore dell'USB dei Vigili del Fuoco Sicilia, Carmelo Barbagallo. A 3 anni dalla tragedia di via Garibaldi, oggi una messa in sede centrale, nella cappella della sede centrale della caserma dei Vigili del Fuoco di Catania, per ricordare Dario e Giorgio e tutti i Vigili del Fuoco caduti nell'espletamento del loro servizio.
come organizzazione sindacale abbiamo sempre rimarcato come questi eroi non devono essere assolutamente dimenticati. Quotidianamente i vigili del fuoco mettono a servizio della popolazione la loro professionalità e purtroppo, ahimè, in questi anni sono tanti i colleghi che hanno perso la vita in servizio. A loro va il nostro ricordo, a loro, vigili del fuoco che hanno perso la vita, e ai loro familiari che purtroppo hanno avuto questo terribile dramma. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva, parliamo del Catania che sta preparando la sfida di domani in programma allo Stadio Massimino alle ore 12.30 contro l'Avellino, primo allenamento per il nuovo allenatore del Catania Francesco Baldini. Al termine della prima giornata di lavoro in rosso-azzurro, infatti caratterizzata dopo il riscaldamento tecnico da gioco di posizioni e partite a tema, mister Baldini ha affidato al sito ufficiale le sue prime impressioni. La società mi ha chiesto di lottare per raggiungere un obiettivo importante, sono molto orgoglioso e motivato. Ho visto un gruppo compatto e sano, pronto a giocarsela fino in fondo. I ragazzi hanno tanta voglia di lavorare, si sono messi completamente a disposizione. Abbiamo lavorato su alcuni concetti semplici e immediati. Le prime risposte sono state positive. Ricordiamo inoltre che all'interno dell'Avellino sono tre i componenti di staff e squadra risultati positivi. Un solo giocatore dovrebbe essere risultato positivo al Covid, ma al momento la partita chiaramente non risulta a rischio rinvio. E sarà giornata di novità sia per il Catania che giocherà e andrà in campo con il nuovo allenatore Francesco Baldini, sarà giornata di novità domani anche per Futura Production perché parte una nuova produzione su Tele Ionica, quindi sul canale 18, 285 per le province di Palermo, Agrigento e Trapani e sulla nostra pagina Facebook Futura Production, un nuovo appuntamento che si chiama Test nel Pallone con Plinio Milazzo, Gaetano Pappalardo, Luciano Messina e tante altre sorprese a partire dalle 12.30 per parlare del Catania e per parlare di qualsiasi altro argomento ci verrà in mente i nostri protagonisti in quel momento, quindi ve lo ricordo ancora, novità nel Catania, novità anche per Futura, domani 12.30 su Tele Ionica, canale 18, Test nel Pallone, questa nostra nuova produzione che vi terrà compagnia anche la domenica. A cominciare da domani. Abbiamo detto tutto, Angelo. Sì, non possiamo chiaramente che rinnovare l'invito a seguirci. Ringrazio Alessandro Fragalà. Grazie a te. E vi auguro buon proseguimento di giornata con la nostra programmazione. In Sicilia c'è una sola radio che regala emozioni. È Radio Italia anni 60. Sintonizzati sulle nostre frequenze. Palermo 88.3, Messina 104.9 e 95.5, Catania 88.2, Siracusa 93.6, Ragusa 106.7, Caltagirone 91.3. Radio Italia anni 60, la miglior musica di sempre. Radio Italia anni 60. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 68 18 599. Illuminati al neon, sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi, e tra scioperi d'autonoma estrazione, lo studente che si interroga da sé, sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Tazebao, ogni venerdì e martedì alle 14 e alle 20.45 su Tele Ionica, canale 18 e sulla pagina Facebook Futura Production.
Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.